Questa scoperta ci conferma innanzitutto la piena autenticità del lenzuolo. Accoppiato ai vari studi che abbiamo fatto negli anni precedenti, risulta che la sindone è del primo secolo d.C. e corrisponde pienamente a quello che viene scritto nei Vangeli. 2 anni di lavoro di un gruppo scientifico dell'Università e dell'azienda ospedaliera di Padova. Utilizzando metodi scientificamente validati, è stato così realizzato un modello tridimensionale a grandezza naturale del corpo avvolto dalla Sacra Sindone. È ovviamente nata la curiosità di vedere anche se effettivamente questa doppia immagine è coerente con l'avvolgimento di un uomo. E già a partire da fine 1998, con i miei tesisti di ingegneria meccanica abbiamo studiato dei manichini numerici e già allora abbiamo verificato questa compatibilità fra immagine frontale e dorsale. All'inizio non si comprendeva assolutamente nulla, anzi vedevo dei difetti anatomici, quindi bisognava in qualche maniera ricostruire tutte quelle anomalie che la sindone mi dava. E quindi dopo settimane di ricerca siamo riusciti a trovare un metodo di misurare geometricamente tutto il corpo. Secondo lo studio, l'uomo della sindone presenta una notevole rigidezza cadaverica ed ha una postura coerente con quella di un uomo crocifisso, a parte le braccia che furono riposizionate per la sepoltura. Ci sono dei segni così particolari, che ancora oggi non spiegabili, come non lo è l'immagine corporea, che fanno pensare a una smaterializzazione dell'uomo che uscì dalla sindone in modo ancora oggi non spiegabile scientificamente. La scienza si ferma qui e dopo c'è la religione.